Benvenuti alle Daily Tech News di Mr. Gadget di venerdì. Oggi abbiamo tantissimi numeri. Vado di corsa per dirvi che ieri IDC ha rilasciato i dati sui telefoni venduti nel 2015. 1.432 milioni di telefoni venduti nel corso dell'anno, con una crescita del 10% che però rallenta rispetto al passato. Samsung ha venduto 324 milioni di telefoni, Apple 231. Al terzo posto si piazza stabilmente Huawei con 106 milioni di telefoni, dietro di lei c'è Lenovo invece che ne ha venduti 76. Questi quindi i dati. Oltre a questo, Microsoft ieri ha rilasciato i dati sul trimestre, sono andati bene, sono con guadagni di 25,7 miliardi al di sotto del 2% di un anno fa, ma comunque migliori rispetto alle aspettative di Wall Street, e infatti ieri subito le azioni sono cresciute dell'8%. Il dato di Microsoft viene soprattutto dai servizi cloud, che stanno andando molto bene, dalle vendite di Surface che sono cresciute del 29%. Purtroppo non va bene invece il mercato mobile, pensate, meno 40% nel corso di quest'anno per quanto riguarda la vendita dei telefonini di Microsoft. C'è qualcosa sicuramente da mettere a posto. Sony invece ha appena pubblicato i dati, per chi vede questo video la mattina, appena pubblicato i dati con un guadagno di 1 miliardo nel trimestre. Pensate, i telefonini, nonostante siano scesi del 14% negli incassi totali, hanno segnato i guadagni invece un aumento del 120%, questo grazie al taglio drastico delle spese che è stato fatto nel campo di promozione e di pubblicità. Quindi sono dati comunque sempre molto interessanti. Parlando invece di hardware, ieri è arrivata la notizia che HTC One M10 potrebbe avere gli ultrapixel, ma con un sensore da 12 megapixel, e non solo potrebbe rinunciare ad avere il boom sound, quindi le due casse frontali, per avere un diciamo design migliore e un po' più curato, soprattutto per quanto riguarda la dimensione della superficie. Questo vuol dire che probabilmente l'aspetto dell'HTC One M10 in effetti sarà molto simile a quello della 9, come qualcuno aveva anticipato. Che altro dire? Che è venerdì, non c'è più tempo, devo lasciarvi per un fine settimana divertente. Noi ci ritroviamo lunedì, ma se volete anche oggi alle 14:30 su Mr. Gadget. Ciao!